Medici ospedalieri e infermieri tornano a manifestare davanti all'ospedale Sant'Andrea. Lavoriamo, sostengono, in condizioni difficilissime. Gli organici sono fortemente sottodimensionati. I tre cardini sono un gravissimo e persistente sottodimensionamento dell'organico. A fronte delle promesse di adeguamento dell'organico, addirittura di un surplus che andasse a sopperire al disagio della mancanza del nuovo ospedale, siamo esattamente al punto di un anno fa. Quelle promesse sono state totalmente disattese. Oltre il personale mancante, non viene valorizzato, lo si usa per cose che non sono assolutamente di competenza medica, controllare i green pass piuttosto che prenotare le visite, piuttosto che spostare gli appuntamenti al telefono perché sono state spostate le sedie ambulatoriali. C'è una carenza strutturale altrettanto grave, in primis mancano i letti. Noi abbiamo quasi la metà del numero di letti previsti dalla legge Balduzzi, che era già restrittiva. Quindi meno di 2 letti contro 3,7 ogni 1000 abitanti vuol dire non avere i letti per ricoverare i pazienti. Ma oltre ai letti qui mancano proprio le strutture murarie. Ormai è all'ordine del giorno che si allaghi il pronto soccorso, si allagano le sale operatorie, vanno interrotte le sedute, si allaga la radiologia, si rompe il condizionatore, dobbiamo accendere le stufe nella stanza dei pazienti per garantire una temperatura adeguata. E non è un danno occasionale, momentaneo, si ripete periodicamente perché ormai la struttura è così vecchia che è cadente. Anche i reparti restaurati hanno i pavimenti che crollano, si spacca il linoleum, non è più pulibile, si rischia di cadere in terra. Allora, a fronte a questo disastro vorremmo delle risposte, vorremmo un confronto che finora non c'è stato, vorremmo sapere qual è la prospettiva, qual è il progetto di medio e lungo termine, perché anche nella migliore delle ipotesi, ottimistica, che finalmente veda la luce il felettino, ci vogliono minimo 7 anni per stessa ammissione della direzione. Non parliamo di mansioni, parliamo di prestazioni per quanto riguarda il profilo infermieristico, che appunto viene demansionato perché è costretto a fare il lavoro di altre specialità, come per esempio l'operatore sociosanitario e come ad esempio adesso ultima novità è diventato anche un controllore di Green Pass per consentire ai parenti di accedere ai locali dell'ospedale per andare a trovare insomma il paziente. A sostenere la protesta anche il Circolo Pertini e il Manifesto Locale per la Sanità. Siamo anche stufi soprattutto che un sacco di soldi pubblici se ne vadano, circa 20 milioni per recuperare le prestazioni arretrate al privato, e poi se ne andranno 15 milioni di euro l'anno per 25 anni per finanziare il nuovo felettino sempre a vantaggio delle tasche di un privato. Con tutti questi soldi si potrebbero assumere altri operatori, si potrebbero dare nuovi e migliori servizi per la cittadinanza.